amici telespettatori, ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Il nostro viaggio quest'oggi ci ha condotto a San Polo Matese in occasione della 18ª rassegna Zampognari del Matese. Come vedete alle nostre spalle la splendida cornice matesina, in quello che è un evento che ormai raggiunge partecipanti da ogni parte d'Italia, appassionati della zampogna. Venite con noi in questa puntata di Viaggio in Molise. Ed eccoci qui con dei musicisti. Voi da dove venite? Da Valle Rotonda, provincia Frosinone. Ebbene, siete venuti qui in occasione di questa bella rassegna a Zampognari del Matese. Come ogni anno veniamo qua. Insomma, è un appuntamento da non perdere. E da non perdere, certamente. Invece qui chi abbiamo con questa bella zampogna? Giuseppe Todisco. Lei di dov'è? Valle Rotonda, Frosinone, provincia di Frosinone. Quindi siete venuti tutti insieme a questa bella fanciulla? Io sono di Esperia, sì. Ecco, giri insieme a questi due baldi giovanotti? Oh, il mio babbo. Allora, tu che cosa suoni? La ciaramella ad 8 buchi. Come nasce questa passione per questo strumento antico? Diciamo che è grazie alla famiglia, poiché i miei prozii suonavano e mio fratello suona la zampogna, perciò ho deciso di intraprendere a suonare lo strumento che accompagna la zampogna. Ecco, diciamo che è una musica che richiama anche un po' le tradizioni della tua terra, no? Della ciociaria. Sì, assolutamente sì, soprattutto le novene di Natale, che sono molto sentite ancora nei piccoli paesi in cui ci troviamo a vivere, cosa che magari va a disperdersi nelle più grandi città. Ecco, passiamo invece a questo splendido esemplare di zampogna. Lei dove l'ha comprato? È un pezzo a cui è affezionato? A Villa Latina. L'ha comprata il mio papà. Quindi è antico, si vede ben tenuto però. Sì, certamente, questa è mia moglie. Quando sto solo questa me la tengo cara cara. Beh sì, ognuno poi si fa compagnia, ma poi soprattutto con la musica melodiosa della zampogna si riesce insomma a riscaldare magari anche le sere più fredde. Sì, 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 sì. Eh sì, ci si diverte, no? Ci si diverte. E ci riuniamo i vicini di casa e ci divertiamo. Ecco, oggi ospiti qui nel Matese, sì, a San Polo, come vi trovate? Bene, bene, ci troviamo bene, noi siamo degli appassionati, dove c'è la zampogna corriamo pure noi. Con Daniele del gruppo Zampognari del Matese qui a San Polo in questa giornata 18ª rassegna, e naturalmente non può appunto mancare la musica, la buona musica delle vostre zampogne. Sì, questa è una bella manifestazione. Ecco, voi come vi siete preparati per questa giornata? Terremo col gruppo nostro, faremo numerosi brani in vari posti del paese. Anche vari momenti poi di tutta la giornata, perché sappiamo che ci sarà diciamo una relazione, un convegno, poi ci sarà appunto la messa con Monsignor Angelo Spina e poi lo spettacolo finale, insomma una bella giornata intensa. Sì, una bella giornata. Che brani vi siete preparati? Qual è il tuo preferito? Il mio preferito è
un brano scritto da un nostro amico scomparso qualche tempo fa, Aldo Ricciardi, che si chiama Non ti fa vedere chiagni in Molise, che è un brano che ha scritto lui proprio per il Molise. Siamo con Franco Sacco, Zampognani del Matese, un appuntamento immancabile per questo comune matesino, una rassegna aggiunta alla 18ª edizione. Franco, sempre tanta partecipazione, c'è una passione legata proprio alle tradizioni e al nostro territorio. Certo, ci sta una grande partecipazione anche quest'anno, sono venuti da più parti dell'Italia, perché sono tradizioni che non possiamo perdere, quindi ognuno di noi deve dare il suo contributo a che queste tradizioni rimangano sempre vive nella nostra terra. Ecco, si parla infatti di cultura, di tradizione popolare, anche da tramandare alle nuove generazioni, come abbiamo visto per Daniele. E certo, questo è un punto fondamentale, perché i giovani, diciamo la verità, non è che sono tanto attaccati a questa tradizione, quindi a tramandare le nostre tradizioni, e noi cerchiamo nel nostro piccolo, anche con l'associazione, di coinvolgere il più possibile i giovani in questa cosa, come il nostro Daniele, che a 14 anni già riesce a suonare anche in maniera eccellente. Ecco, ci sono delle novità anche per quanto riguarda il repertorio, abbiamo sentito anche l'Inno alla Gioia quest'anno in apertura di questa puntata di Viaggio in Molise. Eh sì, faremo diversi pezzi, ecco questo, il pezzo di Aldo, il nostro caro amico Aldo Ricciardi, faremo anche l'Inno Nazionale, una parte, e altri pezzi del folklore italiano. Siamo con il signor Emilio, lei da dove arriva? Da Villa Santa Lucia, vicino Cassino. Ah, è venuto da così lontano qui nel Matese, come si trova? Ma io sono tanti anni che vengo qua. Adesso. Una presenza storica. Sì. E questa sua Zampogna invece quanti anni ha? Ah, questo, una ventina di anni. Ma le fa compagnia il Natale, durante i periodi invernali, non solo, anche in queste rassegne? Sì, fa compagnia. E lei da quanto tempo suona? Da quando era piccolino? No, io ho cominciato a suonare, avevo 45 anni.